L'utilizzo di qualità dei fondi europei, una burocrazia meno opprimente, una squadra di rappresentanti istituzionali e tre grandi settori su cui puntare. La terapia d'urto del presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, viene spiegata durante il convegno Check-up Sicilia, in cui sono stati analizzati i dati dell'economia dell'isola. È l'export a trainare una Sicilia ormai in apnea, ma per Montante la soluzione inizia con lo spendere in fretta e bene i fondi europei. Regione siciliana in ritardo con la programmazione comunitaria 2014-2020. L'amministrazione fa il punto della situazione in vista degli incontri romani sull'argomento. Intanto decollano gli ITI, i nuovi strumenti che permetteranno al territorio di presentare progetti senza passare dalla regione. Consorci di comuni e di enti pubblici potranno richiedere fondi da tutti i programmi comunitari. Il governatore conferma l'allarme. La Sicilia rischia di perdere 2,3 miliardi di euro, ma rassicura, ce la faremo. 15 giorni dopo il successo delle europee, il PD conferma il buon momento anche al turno di ballottaggio in Sicilia. I candidati del centrosinistra vincono 4 degli 8 confronti, aggiudicandosi Caltanissetta, Monreale, Termini Imerese e Pachino. Ad Acireale vince il candidato dell'UDC, ma a Bagheria trionfa il Movimento 5 Stelle. L'estate siciliana degli spettacoli non ci sarà. L'assessore al turismo Michela Stancheris confessa che in cassa non c'è un euro, non sarà predisposto il calendario degli eventi estivi. Dopo anni la regione chiude tutte le manifestazioni promozionali dell'estate. Mettere a disposizione di chi cerca lavoro nel settore turistico siciliano e di chi è in grado di offrirne un portale online in cui i datori di lavoro abbiano la certezza di individuare i profili professionali adeguati. E questa è l'iniziativa presentata a Palermo da Alfredo Zini, presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Il software alla base del portale è già online, vagliare i risultati degli iscritti in modo da certificarne le competenze ed evitare l'ingresso dei non addetti ai lavori. Periodicamente i profili saranno sottoposti a verifica e se ritenuti non adeguati allo standard del portale saranno eliminati dal database. Oltre 1000 migranti arrivati in Sicilia nelle ultime ore, 529 a Palermo, 211 a Porto Empedocle e oltre 200 a Pozzallo. 3 migranti sono morti e 2 risultano dispersi durante il salvataggio di un gommone. Il sindaco di Catania Enzo Bianco chiede la dichiarazione dello stato di emergenza. Calogero Firetto, sindaco di Porto Empedocle, lancia un drammatico appello: non lasciateci soli, è un dramma disumano. Tragedia ad Adrano, un 14enne si suicida dopo la prima delusione d'amore. Il ragazzo si è lanciato dal balcone della sua abitazione, fra qualche giorno avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. I resti umani trovati a San Giuseppe Jato sono di Concetta Conigliaro, la giovane di 27 anni, madre di 2 bambine, scomparsa il 9 aprile scorso. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex marito Salvatore Maniscalco, 39 anni, che è stato fermato dai carabinieri. Il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Sembra essere arrivata l'estate anche in Sicilia. Dopo la prima domenica di sole il tempo resta bello. Punte di caldo annunciate fra mercoledì e giovedì. Il tempo resterà bello anche nel prossimo weekend. Per gli approfondimenti, video e le altre notizie, seguici su www.blogsicilia.it.